oggi dovremmo prendere esempio da un uomo come Menichella, che era proprio del sud, del sud, del sud, perché allora l'altra provincia di Foggia era sud-sud vero, e che ha organizzato le cose più belle e più importanti del paese. Cioè, che cosa manca? Manca la spinta, ma la spinta non ci può essere prima se non si mettono a posto alcuni fatti fondamentali, cioè il filo della criminalità, i piccoli ricatti sull'agricoltura, le cose che tutti sanno, che tutti conoscono, insomma, no? La vita che viene paralizzata da dei controlli che non hanno posto in un paese civile. In secondo luogo, evasione fiscale, comportamenti non statuali, e poi via fare la parte attiva. Per le Puglie penso a due cose. Penso prima di tutto a un investimento sulle risorse umane. Questa è la regione migliore della regione come dinamica. Ha dei problemi, ma tutto sommato un pochino meglio. Allora investire sulle scuole tecniche a livello universitario, chiamatelo Politecnico di Bari, chiamatelo come volete, università rafforzata ingegneria, e una rete di scuole tecniche nella regione. Con questo vi garantite il futuro. Io ho visto alcune imprese straordinarie che attirano ingegneri e tecnici da tutto il mondo, e se vengono vuol dire che le cose vanno bene, insomma, però roba piccola, bisogna ingrandirla. Secondo, c'è la grande occasione di un turismo diverso. Le moderne autostrade cosa sono? Sono il low cost. Cerchiamo di aggiornarci, no? Allora bisogna spingere il coordinamento in modo da tirare su Brindisi e su Bari la quantità di low cost che poi vi spingono il turismo tutto l'anno e vi rendono interessante e importante fare investimenti. Cioè bisogna rompere una catena e trasformare un turismo limitato e stagionalmente, tale da non permettere redditi buoni, in un turismo ampio e che duri quasi tutto l'anno, perché può durare quasi tutto l'anno. E queste sono due operazioni in cui buttare risorse, no? Poi naturalmente è chiaro che c'è la terza, che è organizzare l'esportazione di prodotti agricoli e delle primizie. Anche questo sono un po' partiti i fiori, poi hanno avuto problemi, poi parte un po' la verdura e poi ha problemi. E qui, insomma, bisogna capire che oggi per stare nel mercato bisogna partire con camionate, aerei, eccetera, e fornire di tutto i grandi mercati del nord Europa, se no si rimane marginale. Bisogna fare queste azioni di coordinamento della società. E poi ripeto, a Bari c'era anche un desiderio che non è solo pugliese, però c'è, cioè, quello che le regioni meridionali portino avanti il problema del sud, che è stato dimenticato. Però è chiaro che ci sono tutta una serie di tensioni politiche, problemi, difficoltà che non lo rendono facile, ma bisogna ugualmente avere sempre in mente questo obiettivo. Grazie.